Buongiorno, eccoci ancora insieme per un nuovo corso sul tema delle soft skills per la gestione manageriale di progetti complessi in ambito pubblico. Oggi ci occuperemo di negoziazione. Negoziazione significa saper gestire i conflitti e le aspettative delle stakeholder, saper bilanciare gli obiettivi conflittuali tra loro. È un tema difficilissimo. Sembra facile perché uno dice, vabbè, negoziato si fa così, ma in realtà negoziare è l'essenza della vita. Noi negoziamo costantemente, non negoziamo sul significato delle cose, non negoziamo con i nostri figli su dove andare in vacanza, non negoziamo con le nostre compagne e i nostri compagni su cosa fare a cena la sera. Negoziato è l'anima della relazione, non esiste relazione se non vi è negoziato. E se voglio essere un po' più pesante, non esiste relazione se non vi è conflitto. E questo è il tema grande. Vediamo un po' cosa significa questo concetto. La negoziazione che cos'è? È un'azione che consente di mediare tra più parti in causa, affrontando con razionalità ed equilibrio emotivo eventuali divergenze e situazioni di tensione. Cioè è un'azione che noi prendiamo insieme con l'altro o con più altri e cerchiamo insieme di trovare un modo per risolvere le divergenze, le situazioni di tensione, ma soprattutto per trovare un accordo. È un'azione che consente di fare un uso appropriato delle informazioni disponibili per persuadere gli altri. Appropriato vuol dire un uso onesto. Noi abbiamo delle informazioni, cerchiamo di utilizzarle per persuadere gli altri a venirci incontro. Venirci incontro è una bella espressione, vuol dire io mi avvicino un po' più a te e tu ti avvicini a me. La negoziazione rappresenta la fase di passaggio tra la dimensione conflittuale e quella collaborativa. Questo è un concetto fondamentale. Per passare dal conflitto alla collaborazione ci vuole un negoziato. Prevede il raggiungimento di situazioni win-win nelle quali tutte le parti in gioco ottengono un vantaggio reciproco dalla soluzione del conflitto. Ecco, la negoziazione non è mai una negoziazione efficace quando uno perde e l'altro vince. Non c'è negoziazione. È come dire una resa incondizionata. C'è negoziazione nel momento in cui comunque una delle parti, pur perdente, ottiene qualcosa di importante. E questo riguarda le grandi guerre, riguarda le fusioni aziendali, riguarda gli accordi che noi facciamo. Il conflitto. Se la negoziazione è la soluzione del conflitto, dobbiamo vedere che cos'è il conflitto. Il conflitto è un momento cruciale della vita relazionale e organizzativa. Perché? Perché è il momento in cui ci si confronta, corrisponde alla situazione nella quale le persone si confrontano e prendono atto della diversità delle loro posizioni e dei propri interessi. È un momento importante. Noi non siamo uguali, noi non abbiamo gli stessi interessi, noi non abbiamo mai le stesse posizioni. Prenderne atto è un punto di partenza fondamentale che ci permette di andare oltre. Conflitto è una fase cruciale delle relazioni umane perché implica il superamento del conformismo relazionale verso la ricerca di una possibilità di arricchimento e guadagno reciproco. Beh, il conflitto vuol dire, credetemi, una cosa veramente importante, perché vuol dire io non mi accontento più di stare in una relazione finta con te, in cui tutto va bene, tutto è a posto, noi rispettiamo le regole, tu rispetti le tue, rispetto le mie e noi ci accontentiamo di questo. No, io voglio stare in relazione con te, sul serio. Quindi voglio discutere, voglio parlare, voglio affrontare le cose. Però, se non gestito, il conflitto può portare a divergenze insanabili, che portano a licenziamenti, assenze, calo di produttività, dimissioni in azienda, divorzi nelle relazioni umane, litigi mostruosi. Io mi ricordo, forse adesso si usa di meno, ma mi ricordo che tra fratelli che conosco, cioè due fratelli che si amavano, che si volevano bene, che magari non si sono parlati per 10 anni. Perché non hanno saputo negoziare il senso di quello che era accaduto. Se gestito, invece, il conflitto è sano e generativo, perché porta alla scoperta delle relazioni win-win, cioè porta alla scoperta delle relazioni in cui io ho un vantaggio dalla relazione e tu hai un vantaggio. Rappresenta la fase di passaggio tra la dimensione conflittuale e quella collaborativa. Ancora una volta, è la stessa frase di prima per il negoziato, semplicemente. Il conflitto, certo che è il passaggio, ma ci vuole il conflitto. Se non c'è il conflitto, noi non possiamo stare in relazione con l'altro. Quindi cerchiamo di viverci il conflitto come qualcosa di importante, di positivo, di sano. Ecco, a questo proposito vi ricordo uno degli assiomi fondamentali della psicologia
psicologia sociale e della relazione. Di questo ci parlava in un modo stupendo uno dei nostri maestri, che ha dato tanto anche per il Formez, che è stato Enzo Spaltro. Enzo Spaltro ci diceva che vi sono sempre tre fasi di evoluzione delle relazioni all'interno di relazioni duali e di gruppo, di relazioni duali di gruppo. Cosa vuol dire? È un gioco di parole, però sostanzialmente all'interno di un gruppo, all'interno di persone che stanno in due, all'interno di una coppia, ci sono sempre queste tre fasi. Quali sono le tre fasi? Fase 1, conformismo. Le persone si relazionano in punta di forchetta. Dottore, ingegnere, buongiorno, ragioniere, perito, cavaliere. Come sta, come non sta? Tutto per finta. Tutto fatto sulla base delle norme, delle funzioni, delle cose. E certo che non si litiga mai, non c'è mai conflitto in questa dimensione, ma c'è relazione. Io personalmente non riesco a stare in relazioni conformiste. Non ci sto male. Le rompo subito, le provoco, poi mia moglie dice che sono rompiscatole, pazzesco. Però questo credo che sia un tema delicatissimo. C'è questa fase conformista che non mette le persone a contatto. Perché quando le persone entrano in contatto, per forza di cose si scontrano. E se vi ricordate, noi ci siamo scontrati con le persone più importanti della nostra vita a un certo punto dell'evoluzione della relazione. Perché comunque ci sono dei momenti in cui noi dobbiamo venirci incontro, capire le diverse posizioni e entrare in gioco. Entrare in gioco vuol dire conflittuare. Il conflitto poi può essere superato, viene superato proprio con la negoziazione di senso, e a questo punto arriviamo a una collaborazione vera e propria. Salvo poi evolversi le situazioni, nuove situazioni di conflitti, nuove tensioni, nuove così e nuove possibilità di collaborazione. A meno che a un certo punto non si sia stanchi di gestire il conflitto e quindi c'è una regressione patologica però, perché si torna nella fase conformista, dove piuttosto che discutere, piuttosto che confrontarci, piuttosto che stare in una dimensione difficile, le persone non ci stanno nella relazione, fanno finta. Allora mi raccomando, queste tre fasi sono fondamentali e il conflitto e la collaborazione sono due estremi della stessa tipologia di relazione. Quello che è interessante approfondire adesso insieme è: ma quali sono le occasioni di conflitto all'interno delle organizzazioni? E voi sapete, noi abbiamo, dicevamo, il conflitto è fondamentale. Le persone vanno in conflitto per entrare in relazione. L'organizzazione, i luoghi di lavoro, sono forse le situazioni più intensi dove noi possiamo avere conflitto. Io ho provato a categorizzare, no? Quali sono le occasioni di conflitto all'interno delle organizzazioni e ho distinto alcune aree, occasioni di tipo professionali, occasioni di tipo relazionali interpersonali, occasioni di conflitto di tipo politica e occasioni di conflitto di interesse. Vediamo una per una queste situazioni, cerchiamo di capire perché ci sono delle situazioni di conflitto e come possiamo fare per affrontarle. Allora, professionali. Io distinguerei in queste diverse situazioni. Noi abbiamo conflitti di competenza. Questa è una mia area, di questo mi occupo io, no, di questo mi occupo io. Tu non devi entrare in quest'area qua, perché questa è mia competenza, sono io che mi devo occupare di questo. No, però sono anch'io. No, però quella volta ero io che dovevo farlo, no? Ecco, sono conflitti tipici questi qua di competenza e non sono niente di grave, anche perché, come sapete, le nostre leggi non sono mai così precise su questi termini, no? Qualche volta è chiarissima qual è la competenza dell'uno, qual è la competenza dell'altro, ma vi sono aree di sovrapposizione, vi sono aree in cui non è mai veramente chiaro di chi sia la competenza. Poi vi sono conflitti di potere, che non sono molto diversi da quelli di competenza. Io posso fare questa cosa qui, io sono stato preposto a questo, io ho il potere di cambiare questa cosa, tu no. No, ce l'ho anch'io questo potere. A me l'ha dato il capo, a me l'ha detto il presidente, a me l'ha dato quell'altro. Conflitti di merito. Conflitti di merito vuol dire entrare nel merito delle cose, entrare nella cucina, entrare nel tema che stiamo affrontando e dire, secondo me la soluzione è questa. Le mie competenze mi portano a capire che il problema si risolve così. E l'altro dice, no, guarda che la soluzione può essere quest'altra. Conflitti culturali. Conflitti culturali non sono soltanto legati al fatto di essere italiani o inglesi, senegalesi o africani, nel senso, scusate, senegalesi o francesi. No, non è lì.
Il conflitto di tipo culturale riguarda il fatto che ci sia una cultura dell'ingegnere, per esempio, che è diversa da quella dell'avvocato. E se queste due diverse competenze hanno due approcci completamente diversi, dove l'ingegnere è un uomo, è una donna che punta al fare, che punta alla tecnica, alla meccanica, alla soluzione. L'avvocato, prima del fare, c'è la legge. Si può fare, non si può fare. Qual è la norma? Questo è un conflitto. In aziende classiche il conflitto è per esempio tra le vendite e la produzione. Chi vende cerca di vendere tutto subito e di dire che si può fare in ogni momento. Chi fa produzione invece, beh, è tutto un altro approccio, no? Conflitti di carattere istituzionale. Conflitti di carattere istituzionale sono forse i più difficili perché ci siamo dentro fino al collo e ci possiamo fare di meno. E quest'area di competenza è della regione o è del comune o è della provincia? È di questo dipartimento o di quest'altro dipartimento? È di questa direzione o di quell'altra direzione? E la regione ci chiede delle cose, ma il comune ce ne chiede altre. E allora chi è che ha ragione? E questi sono conflitti, conflitti professionali con cui ci confrontiamo costantemente. Poi vi sono conflitti relazionali interpersonali. E queste sono, cioè, scusate, sull'ambiente di lavoro, divergenze familiari. Pensate quando il padre e il figlio lavorano nella stessa azienda, il marito e la moglie, l'ex moglie o l'ex marito. Pregressi affettivi in questo senso, no? Loro due, quei due sono stati in relazione, sono stati insieme, si vogliono ancora bene, si odiano, non si possono vedere, non si sopportano, non metteteli mai insieme. Pregressi storici. 10 anni fa, quando abbiamo fatto il concorso, tu non mi hai aiutato nella prova d'esame. Oppure tu mi hai aiutato e quindi io ti devo qualcosa. Gelosie. Perché lui guadagna più di me e io lavoro lo stesso, sono più bravo? Perché questa persona ha fatto più carriera di quell'altra? Perché il capo parla più spesso con lei invece che con me? E questo poi incide sulla mancanza, percezione di una mancanza di senso di equità. Sapete che il senso di equità è forse uno dei meccanismi più pesanti di conflitto, perché il nostro cervello è sensibilissimo a quella che è la percezione che di essere trattati nello stesso modo. È qualcosa di ancestrale, deriva dall'allattamento, deriva dalla presenza di più cuccioli con una sola mamma e quindi del bisogno di contendersi il latte materno. E quindi questo bisogno devastante che noi abbiamo di essere trattati allo stesso modo, nella percezione di essere trattati allo stesso modo. Il problema è che l'equità non esiste. L'equità esiste soltanto in termini di uguaglianza davanti alla legge. Tutto il resto è diversità, noi siamo fatti in modo diverso. Ma questa percezione di diversità diventa poi occasione di conflitto perché non accetteremo mai questa dimensione. Abbiamo bisogno delle occasioni politiche, divergenze ideologiche. Lui è un fascista, io sono un comunista, lui è un comunista, lui ha queste idee. Cerchiamo di avere una logica sociale, no, conta di più la persona, l'individuo, così, no? Diverse appartenenze politiche, che forse è anche un po' più grave. Lui è di Fratelli d'Italia, lui è di Forza Italia, lui è del PD. Io sono di questa cosa qua e quindi siamo nemici. Appartenenze sindacali, sapete che le diverse sigle sindacali hanno importanza, le diverse appartenenze, o non appartenere addirittura. Le cordate, che vuol dire io sono amico di lui, io lavoro con quello e mi fido di lui, che diventano poi solidarietà verticali o orizzontali, che comunque definiscono conflitti tra gruppi di tipo verticali, nel senso che sono cordate che fanno capo alla stessa, dal grande capo fino all'ultima delle persone, tutti quelli che appartengono a quel tipo di cordate. Orizzontali invece afferiscono poi i conflitti una volta che si chiamavano di classe, no? Cioè gli impiegati contro i funzionari, contro i dirigenti, contro i politici, eccetera, eccetera. E poi le gerarchie aziendali. Gerarchie aziendali che riguardano, ma qual è il ruolo formale di potere che tu hai all'interno dell'organizzazione? Qual è la tua appartenenza gerarchica? Comando più io, comandi più tu. E spesso ci sono dei conflitti su questo, come potete ben capire. Sono poi conflitti di interesse.
interesse che entra in gioco, no? Interesse economico, interesse di carriera, interesse di posizionamento, interesse familiare, interesse tribale, amicale. E questi forse sono i conflitti più pericolosi, perché sono quelli più oscuri, indicibili, quasi osceni per certi versi, no? Di cui è difficile parlare, di cui è difficile capire, di cui è difficile entrare in discussione, mettere in discussione, eppure agiscono, entrano, contano. E noi ci siamo in mezzo in questa dimensione qui, ci siamo completamente in mezzo. E capite, noi viviamo costantemente all'interno di un conflitto permanente, che è quello che ci permette di stare in relazione con gli altri, quello che ci permette di confrontarci costantemente tra quelli che sono i nostri interessi, quelli che sono i nostri desideri, quelli che sono gli interessi degli altri, quelli che sono i loro desideri, in tutto un complesso coacervo di affettività, di amicizia, di relazione, di potere, di gerarchia, di politica. E questo parliamo soltanto del lavoro, pensate poi ai conflitti che ci sono tra le persone, pensate ai conflitti tra soci, tra persone che si vogliono bene e che poi dopo scoprono di avere interessi divergenti. E tutti questi conflitti sono tutti legati a dei meccanismi del nostro cervello, dei nostri meccanismi del nostro cervello che ha poca memoria, come ci siamo già detti negli altri corsi, che fa fatica a ricordare le situazioni, quindi si immagina, si inventa. Usa stereotipi, bias, pregiudizi, si memorizza le cose che accadono in modo diverso a seconda di come lui vuole ricordarle, e questo ci porta poi a mantenere, no, questo pregresso pesante, queste situazioni, questa difficoltà all'interno di una conflittualità che però, ripeto, non è patologica, è normale. Il conflitto esiste, è normale, è parte integrante delle nostre relazioni professionali. Va semplicemente gestito con meno trasporto emozionale, con più serenità, con più equilibrio, con più distacco, con più senso del lavoro che stiamo facendo, del senso di questo lavoro, del fatto che i conflitti ci sono e ci devono essere, perché se non avessimo conflitti saremmo perennemente in una fase conformista, che non è mai generativa di relazioni, non è mai generativa di progresso, perché ognuno sta dal punto di vista suo e non ci si capisce mai. Perlomeno ci si capisce molto, 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 molto lentamente. Ecco, io credo che sia questo poi il discorso di fondo. Certo è che imparare a relazionarsi con gli altri, non sulla base di pregressi, ma sulla base di quello che gli altri sono in quel momento, tenendo conto della loro evoluzione, della loro capacità anche di crescita, tenendo conto dei loro vissuti, delle loro fatiche, no? Da questo punto di vista credo che la benignità sia una componente fondamentale, ne parleremo ancora, credo, no? Ma ci vuole essere la capacità di capire l'altro, di accoglierlo, di accettarlo per com'è, per quello che fa, per le cose che dice, per come si mette in relazione. Ecco, questo è il tema, no? Certo che rispetto a questo il negoziato è la soluzione. Perché? Perché il negoziato ci permette di negoziare il senso e quindi di condividere un'idea, di capirla insieme, di parlarne e di farsene una ragione. E questo è magico, secondo me. È proprio magico perché è quello che ci fa fare la differenza. Allora, credo che sia importante capire insieme, ma qual è l'approccio delle persone al conflitto? Come si rapportano? Visto che abbiamo tantissime occasioni di conflitto, com'è che noi ci comportiamo? Beh, io credo che ci siano sostanzialmente una serie di reazioni, tutte importanti, e che forse è opportuno vedere insieme. Allora, fuga. C'è un conflitto, c'è un momento di confronto, c'è un momento di disaccordo, le persone scappano. Scappano. Scappano simbolicamente, disinteressandoci, facendo altro, allontanandosi, così. Scappano fisicamente, fisicamente se ne vanno. Io ricordo una mia amica a cui voglio molto bene, che ogni volta che avevamo un momento di conflitto, lei fisicamente si allontanava, andava in un'altra stanza. Io che la seguivo e lei che ci continuava a scappare, perché io volevo affrontare il tema e lei non voleva sentirne parlare. Però questa fuga è un meccanismo che noi troviamo tantissime volte. C'è un conflitto, invece che affrontarlo, si scappa. Attacco. Attacco è l'opposto della fuga, no? C'è un conflitto, le persone sono a disagio e come gestiscono questo disagio? Attaccandoci. Attaccandoci, ma non attaccandoci sull'oggetto del conflitto e quindi discutendo, no, attaccandoci su come siamo fatti noi, su quell'altra volta, su cosa è successo in un'altra occasione. Poi c'è il freezing. Cos'è il freezing? Il freezing è un meccanismo che viene proprio dagli animali, è frizzarsi, bloccarsi,
bloccarsi, rimanere immobili. Che vuol dire non ti rispondo, non ti dico niente, sto zitto, sto in silenzio, così, che non è un attacco, non è una fuga, ma è pesantissimo, perché dà una sensazione fortissima di aggressività, di potenza, di così. E questo lo fanno gli animali quando c'è una preda, perché hanno la sensazione che, non ci, la preda, che il predatore possa non vederli. Ma è una sensazione che si verifica a volte con le persone. Mi ricordo, non so, mia suocera, adesso tutti quanti hanno una suocera, credo, no? Mia suocera, che è una persona stupenda, ma quando c'è un'occasione di conflitto, lei si blocca e smette di parlare. E non c'è niente da fare, no? Mediazione. Mediazione significa andare a cercare, invece, andare a cercare un punto d'incontro. Andare a cercare un punto di... Però attenzione, perché la mediazione deve essere autentica, non deve essere falsa. Io mi ricordo una nipote in gambissima, che ogni volta che io ho una discussione pesante, politicamente anche forte, con suo padre, beh, lei invece che prendere posizione, che stare col papà, che stare con me, che discutere, che dire la sua... E interviene dicendo, ma no, ma qua, ma ci vogliamo tutti quanti bene, ma ha ragione lo zio, ha ragione il papà, ma la politica è fatta così, ma un po' questo, un po' quello, e non dice niente, non prende posizione. Questa qua è una mediazione che non risolve il conflitto, anzi lo esaspera a volte. Emozionalità. Sono talmente dentro questa dimensione, sono talmente immerso in questa dimensione, che metto le mie emozioni, metto tutto me stesso, ma siamo sicuri che è l'approccio giusto? A volte i conflitti si gestiscono molto meglio senza emozioni. Si gestiscono, stiamo parlando di cose tecniche, stiamo parlando di problemi pratici. Si gestiscono con la competenza, con la, no? Razionalizzazione, che è un po' l'opposto dell'emozionalità, che però porta come conseguenza il fatto che poi le persone eccessivamente razionalizzanti non tengono conto delle emozioni che gli altri hanno rispetto a quel conflitto, dei loro interessi, dei loro bisogni, delle loro esigenze. E non tenendone conto, alla fine fanno. Ottengono l'effetto opposto, quello che dovrebbe essere una razionalità diventa un conflitto ancora più esasperato. Poi c'è la violenza. C'è la violenza che è questo conflitto va risolto con la forza. Ti umilio, ti licenzio, ti mando via, ti picchio. E infine benignità. Benignità è una frase che ho imparato da un anziano padre francescano, si chiamava padre Ludovico Profili, è stato il fondatore dell'Università Cattolica di Milano insieme con Agostino Gemelli. Io l'ho conosciuto quando io ero giovane e lui era molto vecchio. E mi ricordo che mi colpiva sempre questo suo concetto. E mi diceva sempre: guarda che nelle relazioni con le persone ci vuole benignità. E dicevo: ma che cos'è la benignità, padre? E lui mi diceva: la benignità è la capacità di pensare bene. La capacità di capire, di pensare, di riflettere che l'altro, che in questo momento è in conflitto con te, ha dei suoi bisogni, ha delle sue paure, ha dei suoi vissuti. E non sono contro di te, è semplicemente il suo modo di manifestarlo. Prova a pensare bene. Prova a pensare a questa persona come se fosse una tua persona cara, che in questo momento ti sta... E cerca di capire, ma perché sta facendo così? E cosa c'entro io in questa dimensione? Più delle volte scoprirete che noi non c'entriamo. Dobbiamo semplicemente accogliere, dare spazio, ascoltare, avere pazienza e poi il conflitto si risolve da solo. Ora, io quello che vi chiedo di fare è un brevissimo esercizio, una riflessione, che è: ma qual è la mia reazione prevalente nei confronti del conflitto? E soprattutto quello che vi propongo di fare è mettete in ordine queste situazioni. Mettete in ordine da, sono 8, no? Da 1 a 8. Qual è la vostra reazione più frequente al conflitto? Qual è la seconda più frequente? Qual è quella che non fate quasi mai? Beh, quello che scoprirete è che poi, se noi pensiamo a tante situazioni di conflitto, pensiamo alla totalità della nostra vita, bene o male, credo che avrete provato tutte queste sensazioni qui, con una netta prevalenza di qualcuna. Allora, questo è interessante. Allora vi chiedo, prendetevi 10 minuti e scrivete questa cosa. Pensate però, cioè fatelo concretamente, pensate alle situazioni di conflitto, non in generale. Quella volta che, quell'altra volta che, quando ho discusso con mio capo, quando sono stato in silenzio per 2 giorni, quando è successo questo. E vedete che reazione ho avuto. Oddio, potete metterne anche un'altra se non vi funzionano queste 8. Però mettetemele e pensateci bene. Ci sentiamo tra 10 minuti.
Grazie. L'avete fatto? Allora, cercate di capire bene come siete voi. Cercate di capire qual è il vostro atteggiamento, perché questo è interessante, perché poi questo stesso atteggiamento si riflette poi nella nostra capacità di negoziare e ci dà anche delle aree di miglioramento. Cosa possiamo fare? Adesso lo vedremo insieme, però non preoccupatevi. Direi che di conseguenza, anche sulla base di come siamo fatti noi, di qual è il nostro approccio con il conflitto, noi viviamo il negoziato come? Con aggressività. Che vuol dire la tendenza a impostare il negoziato in termini ripartitivi. Io faccio un negoziato, ma cerco di prendere quello che posso, più che posso. Cerco di accaparrare tutto. Approfitto della situazione di forza per prendermi tutto, ma mi dimentico che oggi il coltello dalla parte del manico ce l'ho io, domani ce lo potrebbe avere lui. E quindi impostare un negoziato in termini ripartitivi vuol dire che se c'è 10, io mi prendo 9, lui si prende 1. E beh, forse c'è qualcosa da riflettere, no? Autopunitività. Tendenza a subire il negoziato come una pena. Andiamo al supplizio. Andiamo a fare questa cosa. Andiamo a umiliarci. Andiamo a subire, no? Facciamoci del male. Ecco, questo è un atteggiamento assolutamente negativo che non serve a nulla nel negoziato. Oppure è una persistenza del bisogno, no? Cioè, si va a negoziare, ma facciamo un muro di gomma, non abbiamo nessuna disponibilità realmente a negoziare. Andiamo lì, ma noi siamo già convinti che possiamo fare quello e soltanto quello e nient'altro che quello. Altrimenti, beh, iniziativa risolutrice, tendenza a impostare il negoziato in termini generativi. Cosa vuol dire? Vuol dire che mi faccio venire un'idea. Cerco di pensare all'altro, cerco di pensare, ma lui cosa cerca, cosa vuole? Qual è il suo interesse? Come possiamo trovare un modo per mettere insieme i suoi interessi e i miei? E siamo sicuri che sono divergenti questi interessi? Che accordo posso trovare? Che cosa posso fare con l'altra persona? Come posso mettermi insieme? Per ultimo, la mancanza di frustrazione, che vuol dire bassa energia negoziale, poca capacità di negoziare perché non me ne frega niente. Va bene tutto, ma non c'è un negoziato. E peraltro l'atteggiamento va bene a tutto. È un atteggiamento che spesso è vissuto come umiliante da parte dell'altra parte. Anche qui rifletteteci. Qua mi interesserebbe una riflessione che non è soltanto su di voi, ma anche sui vostri interlocutori. Le persone con cui voi negoziate, come si comportano? E rispetto a ognuno di questi punti, che cosa potrebbero fare per cambiare? Cosa posso fare io per aiutarli a cambiare? Ora, quello che io voglio portarvi a riflettere in questo momento è: ma perché è così difficile operare negoziati generativi? Perché è così difficile? Perché sarebbe la cosa più ovvia, no? Fare un negoziato in cui tu guadagni e io guadagno. Cosa ci vuole di più? Semplicissimo, elementare, no? Siamo insieme, dividiamo insieme, facciamo le cose insieme. Cosa ci vorrebbe di più? Eppure non lo facciamo. Allora, le neuroscienze, gli studi sul cervello, che cosa ci dicono su questi argomenti? Beh, una delle cose importanti che ci dicono è che è fondamentale ascoltare. Solo ascoltando attivamente me stesso e gli altri posso superare i miei bias cognitivi e superare i potenziali conflitti in una logica win-win. C'è un manifesto in questa frase, no? Ascoltando me stesso e gli altri, io posso superare i miei pregiudizi, posso superare le mie idee preconcette, posso superare quelle che sono i concetti che dicono: beh, tanto non otterrò mai nulla, tanto questi qua mi vogliono fregare, tanto le cose vanno sempre così, e cercare di andare oltre. E posso andare a superare in questo modo il conflitto in una logica in cui io vinco, tu vinci, in cui il valore aggiunto. Se io ho 5 e tu hai 5, il valore aggiunto, la somma non fa 10, fa 11, fa 12. E questo è molto difficile. Per fare questo, il mio vecchio amico e maestro Carlo Consiglio ci diceva: noi quando andiamo a lavorare su un negoziato dobbiamo tenere sempre accese quattro telecamere, guardare quattro punti diversi. Una su me stessa, una sugli altri, una sul risultato che voglio ottenere, una sull'ambiente che mi circonda. Se io riesco a tenere accese queste quattro telecamere e a mettere insieme i dati, riesco a essere un buon negoziatore, perché conosco la mia posizione, conosco la tua, cerco di capire qual è il risultato massimo che possiamo ottenere in una dimensione win-win e
e mi concentro anche sull'ambiente in cui sono inserito, sul contesto. Un altro meccanismo fondamentale del cervello che noi possiamo cercare di capire, su questo vi invito anche a guardare gli altri video che abbiamo preparato, perché ci sono tutta una serie di temi che tocchiamo, poi cerco di non ripeterli. Sostanzialmente, ogni volta che noi ci sentiamo minacciati, e un conflitto noi lo percepiamo sempre come una minaccia, ecco, questa minaccia attiva la nostra risposta di difesa, di attacco o di fuga, che sequestra ossigeno al cervello e glucosio al sangue, riducendo la capacità di risposta, di concentrazione e pieno utilizzo delle nostre risorse disponibili. Allora, attenzione, perché ogni volta che noi percepiamo una minaccia diamo il peggio di noi. Di fatto vengono sequestrate energie utili all'elaborazione dell'informazione, alla creatività e al ragionamento logico. In altre parole, le funzioni esecutive e creative vengono meno. In queste condizioni il processo decisionale è fortemente condizionato e noi non siamo più in grado di negoziare. Allora, quando è che ci è accaduto, a me o all'interno della mia organizzazione, che un negoziante importante fosse preso in condizioni di sequestro emotivo? Quali sono state le conseguenze? E questa è una bella riflessione da fare. Io vorrei che mi scriveste, tra l'altro. Abbiamo una chat su cui possiamo interagire, però quando è che abbiamo preso una decisione rispetto a un negoziato in condizioni di sequestro emotivo, quindi che non eravamo lucidi, che eravamo incazzati neri, che avevamo una voglia di mandare a quel paese l'altro interlocutore. E cos'è successo? E ci sono riuscito poi a negoziare. Allora, gli studi sul cervello ci dicono alcune cose molto importanti. Se vogliamo aiutarci nel processo negoziale, occorre agire su più dimensioni. Occorre creare le condizioni per una relazione nuova, generativa, vincente. Che cosa? Quali sono le dimensioni? Beh, abbiamo una dimensione cognitiva, che ci porta a dire, vabbè, che cosa voglio ottenere? Che cosa mi conviene? Che cosa sono disposto a cedere? Come conduco la relazione? E quindi qua stabilisco sempre una strategia, non mi faccio influenzare da fattori esterni. Cerco di ottenere le informazioni che mi servono. Sarebbe bello, eh? Dimensione cognitiva è la dimensione decisiva per il negoziato, ma noi non riusciamo ad attivarla. Noi non riusciamo ad attivarla perché? Perché non abbiamo mai la lucidità di capire qual è la cosa che conta. Pensate a un'assemblea condominiale, tutti quanti ci siete stati. Quanto tempo viene dedicato alle stupidaggini legate al potere, o alle situazioni, o alle simpatie, o alle antipatie, e quanto all'analisi del bilancio? Provate a riflettere, scopriremo che noi la dimensione cognitiva, razionale, la usiamo pochissimo. Poi c'è la dimensione emotiva. Mi sento parte del cambiamento, partecipo alle emozioni. Cerco di sintetizzarmi con le emozioni di chi mi propone qualcosa. Lo rendo parte di qualcosa. Richiamo e mi vengono richiamate emozioni precedenti. O attraverso quelle dell'altro evoco emozioni forti già vissute. Cerco in ogni modo di comprendere i vissuti, la sensazione dell'altro e mi ci allineo. Con la dimensione emotiva, una dimensione potentissima, che è, ma lui cosa sta provando? Ma lui cosa sente? Ma lui cosa cerca? Ma lui cosa vuole? Fondamentale. In questo senso l'importanza del rispecchiamento è decisivo. La recente scoperta dei neuroni specchio ha evidenziato che esistono dei meccanismi nervosi che ci permettono di cogliere in maniera automatica le emozioni e l'interazione dell'altro, e le intenzioni dell'altro. Che questo accade, è necessario che la relazione si stabilisca all'interno di un contenitore definito. Grazie ai meccanismi di rispecchiamento, prevalentemente di tipo visivo e simulazione, l'altro è vissuto come un altro sé. Ora, il rispecchiamento è fondamentale, perché è quel meccanismo che mi permette di capire che la persona con cui io sto negoziando non è il mio nemico, è mio fratello. E io mi ci ritrovo in lui e capisco che lui ha gli stessi problemi che ho io, ha gli stessi interessi, le stesse fatiche, le stesse situazioni. Se faccio questo, e questo è un meccanismo fondamentale dei neuroni specchio che afferisce alla nostra capacità di emozionarci, allora riesco a entrare in relazione e il negoziato diventa vincente. Poi c'è la dimensione fisica. Valorizzo l'incontro, lo spazio, l'immagine, il suono, il contatto fisico, cerco lo sguardo, uso più dimensioni relazionali, contatto fisico, il telefono, video, foto, networking. Mi adatto all'ambiente e trovo nell'ambiente che mi circonda un'occasione di relazione con l'altro. Ecco, noi abbiamo sempre dimenticato l'importanza della fisicità in questi ultimi 2 anni. Ma credetemi, la fisicità è un elemento fondamentale nella soluzione di un negoziato.
Le persone si conoscono, si capiscono, negoziano meglio se si vedono. Una volta si diceva andate a tavola e vedrete che riuscite a stare in una relazione. È vero, perché andando a tavola noi appaghiamo i nostri bisogni primari e al tempo stesso condividiamo. E condividiamo che cosa? Condividiamo il pane, no? Diventiamo compagni, diceva Ignazio Silone, cum pane. E dividere il pane vuol dire che io con questa persona ho fatto le cose più importanti che ci sono. E quindi poi qual è il problema di trovare un punto di incontro, un punto comune? Allora, il ruolo dell'ambiente è fondamentale. La psicologia da tempo distingue il concetto di spazio inteso come volume o superficie disponibile da quello di ambiente. Un ambito spaziale idealmente materialmente delimitato, abitato da esseri viventi che coesistono tramite relazioni interfunzionali reciproche. Tale distinzione nasce da una specifica abilità nel nostro cervello, la capacità di identificare intuitivamente i luoghi presenti nello spazio intorno a noi e adattarsi ad essi. Ma per fare questo non va bene internet, non va bene Zoom, ci vuole la presenza fisica. In questo caso noi attiviamo la nostra memoria cerebrale legata ai luoghi, quelli che vengono chiamati neuroni GPS. Ci collochiamo. E se ci collochiamo siamo più solidi, più stabili, abbiamo più capacità di negoziare. Come hanno dimostrato i coniugi Moser, che nel 2014 hanno vinto il premio Nobel per la loro scoperta, è proprio intorno all'ambiente che il nostro cervello costruisce la memoria autobiografica. E in assenza di memoria autobiografica è difficilissimo negoziare perché non so più chi sono e cosa sto cercando e qual è l'obiettivo che voglio raggiungere. E poi c'è la dimensione narrativa. Condivido e mi riconosco in una nuova storia di cambiamento. Questo è fondamentale. Nel momento in cui io mi riconosco in una storia di cambiamento, beh, il negoziato è già fatto, perché condivido la storia con l'altro. In questo senso c'è questo bellissimo libro di Harari che si chiama Sapiens, che ci parla proprio di come l'Homo sapiens sia stato capace di vincere l'uomo di Neanderthal proprio inventandosi la capacità di raccontare storie. E raccontare storie è stato l'elemento aggregativo che ha permesso agli uomini e ai nostri antenati di condividere il senso e quindi di gestirsi il conflitto diventando più forti, più potenti. Allora cambiare significa cambiare narrazione di sé, in altre parole cambiare storia, passare da una storia individuale a una storia collettiva che ci consente di negoziare il senso prima ancora che l'oggetto del negoziato stesso. Noi condividiamo il senso con l'altro e se condividiamo il senso possiamo capire dove stiamo andando. Se possiamo capire dove stiamo andando possiamo venirci incontro. Allora, per riassumere, quali sono le capacità di un buon negoziatore? Beh, un buon negoziatore è in grado di far accordare le persone di raggiungere intese con gli altri, attenuando e o prevenendo eventuali conflitti. Opera affinché gli accordi tra le parti siano espliciti. Esplicita il lavoro, rende chiare le cose, a costo di gestire il conflitto. Cerchiamo di capirci, tu pensi quello o lui pensa quell'altro, dov'è il punto d'incontro? Si adopera per costruire e mantenere un clima favorevole al confronto. Possiede sufficiente equilibrio emotivo che gli permette di tollerare le situazioni conflittuali. E perché anche questo è necessario, perché altrimenti se noi non tolleriamo le situazioni conflittuali non possiamo fare nulla. Sa inglobare nel suo obiettivo anche gli obiettivi dell'interlocutore, individuando i punti di convergenza. Si impegna a motivare le sue decisioni e rendere chiare anche alle persone che mostrano riluttanza o difficoltà ad accettarle. Quelli sono le persone da convincere. Un negoziato tra persone che sono già d'accordo non è un negoziato, è un contratto. Il negoziato è riuscire a rendere chiare le motivazioni anche alle persone che non sono d'accordo. Convincere influenza gli altri per la ragionevolezza delle proprie proposte e la qualità dei contenuti. In questo senso dovremmo dire più che di un buon negoziatore, di un buon mediatore, cioè di qualcuno che riesce a mediare col senso. E quindi fare in modo che tutti quanti capiamo il vantaggio di questa operazione. Fondamentale. Quali sono i problemi del negoziatore, invece? Problemi di chi non riesce a negoziare bene. Tende a scontrarsi con gli altri aumentando la distanza tra le varie posizioni. Quante volte le abbiamo viste queste cose, no? Non è trasparente nel definire accordi. Fa accordi sottobanco. Promette cose diverse. Dice a uno, ma non ti preoccupare, qualcosa succederà. Dice all'altro, ma no, ma vedrai. E in realtà il conflitto è ancora lì. Non agevola la creazione e lo sviluppo di un clima distensivo. Utilizza modalità troppo dirette e o svalutative. E
quindi le persone non ci stanno a essere, no? Vive con disagio le situazioni conflittuali. Non sta a stare nel conflitto, beh, non è un buon negoziatore, no? Rimane ancorato alla propria posizione non ricercando punti d'incontro. Anche questo è fondamentale. Ogni volta che si negozia si va lì per spostarsi, per trovare un punto d'incontro, non per rimanere sulle proprie posizioni, altrimenti è inutile. Non si preoccupa di convincere gli altri della validità delle scelte eventualmente operate. Non si preoccupa, invece è importantissimo questo. Formula proposte non sufficientemente argomentate, convincenti o praticabili. Allora, cosa fanno i negoziatori consapevoli? Questo vuole essere un piccolo manuale per voi. Evitano comportamenti irritanti, evitano controproposte, evitano spirali, sono quei meccanismi in cui uno attacca, si difende, sacca di difende, poi gli altri attaccano, poi... Cioè, no? Evita anche troppe argomentazioni, non serve essere troppo argomentativi, non serve dire troppe cose, andiamo sull'essenziale. Invece cosa fa? Beh, usano storie convincenti. Esempi. Situazioni, ti mostrano, ti raccontano cosa è successo quella volta, cosa è successo quell'altro. Verifica la compressione e fa un riassunto. Allora, siamo d'accordo? Io ho detto questo, tu hai detto quello, il punto di incontro è quello lì, ti va bene? Fanno tante domande. Beh, usano le proprie sensazioni, i propri vissuti, il proprio percepito, quello che ritengono importante.